Salve a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Allora ragazzuoli, per il momento sto togliendo un po' il bordello che ho creato con la farm di scheletri, che non vi ho mostrato ancora. Il motivo, ragazzi, è il seguente. Allora ragazzi, la farm mi è uscita un po', diciamo così, che ho sperimentato e tutto. Mi è uscito un po', diciamo così, uno schifo. Quindi per il momento non l'ho postata ancora, perché comunque voglio aggiustare un po' il video, che mi è uscito un po' maluccio. E niente ragazzi, ora vi mostro la farm. Cioè, questa qui era la cupola di sopra, che ho detto vabbè, facciamola risultare fuori, che pensavo che usciva un po' meglio, invece no. Ho detto lasciamo stare. Infatti ho fatto il collegamento diretto e ho detto vabbè, non fa niente, lasciamo stare tutto. Qui devo sistemare ancora e niente ragazzi. Allora, la farm di scheletri sta qui sotto. Mi sono fatto tanti enchant con la farm. Devo ancora sistemare tutto, devo coprire questa parte qua sopra e devo fare il collegamento che mi porta a casa, così c'ho la casa, c'ho diciamo così la farm sotto casa. Ho fatto questo piccolo smistamento qui dietro. Che in pratica rileva frecce e ossa, e poi tutto il resto lo butta in questo distributore che lo spara nella lava lì dietro. Quindi ragazzi, questo qui è il risultato di tutte le mie faticate che ho creato, che ho combinato. Non lo so che ma come si è fatto a rompere questo blocco qui dietro? Ok ragazzi, si accende di un millisecondo. Si accende di un millisecondo il c'è la lava. E adesso è il tempo di uccidere un po' gli scheletri, per poi uccidere con un colpo. E ora vi faccio vedere. Faccio vedere un po' gli scheletri. Sopra ho messo un sistema con il pistone appiccicoso, che così lo vado a chiudere per non far passare altri scheletri. Clicco il bottone, getta un 2-3 millisecondi di lava per far prendere 7 di danno agli scheletri, poi 1 e 2 li uccidi subito subito. Tanta esperienza ragazzi, easy. Quindi direi che ho fatto di nuovo un bordello, porca miseria. Devo uscire qua dentro, devo uscire da qui immediatamente. Subito anche, vabbè. Lasciamo aperto il pistone. Dobbiamo sistemare un po' questa stanzetta. Intanto, cosa volevo fare in questo video? A parte far vedere la farm, volevo innanzitutto farvi vedere
la farm di polli quanto farma. E non ci sono state neanche un 2 ore FK, cioè solo per farvi un'idea. Poi ho potenziato la spada, ci ho messo anatema 4, però non l'ho fatto apposta, e aspetto di fuoco e indistruttibilità, che l'ho trovata così. Ho fatto la pala con Siltouch, indistruttibilità ed efficienza 4. Ho fatto un efficienza 4, indistruttibilità e fortuna 3. Sul piccone, raga, questo piccone è una bestia, ci manca solo mending. Poi sull'ascio ho messo tocco di velluto e flagello di antropoli. Mi manca solo un'indistruttibilità e un efficiency 5. Comunque ragazzi, sto provando tutte le farm da pesca, ma non ne ho trovate ancora una che funziona. Quindi se ne sapete una, raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti se ne sapete una. Poi ho fatto anche, mi sto dimenticando, ho fatto anche i stivali. Ci ho aggiunto passo d'anfibio e protezione da fuoco, che prima aveva protezione 3. Poi qui invece sull'elmetto, allora, lo volevo fare, però non arrivavo con i livelli, quindi ho lasciato stare. Ora posiamo il vetro. Cobblestone, l'uovo, madonna. Allora ragazzi, in primis cosa volevo fare oggi? Per prima cosa avevo in mente di creare la farm di cactus, dato che ci mancava. Sì, se riesco a salire. Dato che ci mancava, però ora vado un attimo a dormire, che non si sa mai, esce qualche creeper o roba simile. Questa qui sembra la farm di sugarcane. Mi manca solamente la farm di cactus. Vabbè, a parte altre svariate farm, poi di fare il corridoio che collega dalla casa al mob spawner di scheletri, volevo controllare un po' quanta roba c'era qui sotto. Ah, non poca, non poca, non poca. Va bene, qui farma, tutto a posto, felice. Quindi avevo deciso di farla più o meno qui, in questo piccolo spaziale, spiazzale, e di provare la pala, ma è inutile ragazzi che la provo, perché già sapevo come andava, cioè quasi sicuro. Con efficiency 5 i blocchi si buggano, quindi ho voluto lasciare l'efficiency 4. Allora, delimitiamo un po' quella là che sarà l'area. Cominciamo da qua. Ti pareva che si metteva a piovere? Allora, questi qua saranno i blocchi che delimiteranno la farm. Quindi, partendo da uno, ci distacchiamo di un altro. Mettiamo un blocco qui, uno qui, qui, qui sono, già ne sono 5. È vero, come blocco centrale qui, però è piccolo, quindi facciamolo di 7. 7, blocco distanziato, lo mettiamo qui. Poi 1, sì, facciamo un 7x7, che viene anche un po' più facile. 7 col blocco qui, e quindi raga, verrà più o meno. I blocchi di legno, ragazzi, ci dobbiamo lasciare per metterci la sabbia sotto, ovviamente per non far scendere la sabbia, che qui sotto ragazzi ci andremo a mettere tutta acqua, che verrà incanalata tutta in un'unica direzione, che andrà in seguito a finire in un hopper. Ho finito anche il legno, ecco qua, finito. Qui
sopra c'è andata sabbia, tutta la sabbia. Poi qui vorrei coprire tutto a legno. Però ora, per il momento, vorrei scavarmi prima il riquadro che va sotto. Perché culo. Perfetto, raga. Vabbè, faccio tutto questo lavoro off camera e ci sentiamo più tardi. Ok, ragazzi, ho messo la sabbia su tutti quanti i riquadri. Mi raccomando, ragazzi, non levate l'acqua. Ora dovete scegliere solo il posto dove dovete far entrare tutti quanti gli oggetti. Io per esempio scelgo qui, quindi allora, ora non ci basta, non serve altro che prendere il blocco centrale, che è questo qua. Io lo rompo intanto e andarla giù e incominciare a buttare il primo secchio. Poi, io in questo caso, ragazzi, mi sono creato la fonte d'acqua infinita. Quindi andiamo di nuovo laggiù. Siamo partiti da qui. Incominci da qui per creare la fonte d'acqua. Ok, ragazzi, dopo aver messo l'acqua in tutti i lati, come vedete qui tutta quanta l'acqua si ferma. Voi basta che... qui lo sapevo. Vabbè, qui mi toccherà chiudere il foro. Bene, dove ragazzi, in pratica, se non la fate identica a me, basta che vedete dove dove si ferma l'acqua. Basta che scavate qui sotto per far continuare a far proseguire l'acqua. Quindi la buttate qui sotto, rompete questo. What the fuck? Vabbè, questo è un bug. Perché comunque sotto... ecco. Come vedete. E l'acqua arriva qua sotto. Ora ad esempio qui i pezzi. Basta che... buttate un blocchettino. Un pezzo d'acqua qui. Cioè, un secchio d'acqua qui, scusatemi. Un secchio d'acqua qui. Un altro secchio d'acqua qui. E come vedete, il blocco centrale, vedete qua i pezzi non si bloccano da nessuna parte, arrivano qui. E il blocco centrale, ragazzi, sarà questo. Dove? Qui sotto, in primis andrete a un attimo, in primis andrete a mettere il blocco, cioè l'hopper qui, e qui verranno collegate tutte quante le ceste. Ora io lo faccio in seguito, anzi quasi quasi vi faccio già vedere.
Ragazzi, è semplicissimo, basta che inserite l'hopper qua sotto. Con una cesta e tutti quanti i drop andranno a finire qua sopra. Ora io metterò una cesta qui. Vabbè che dopo scaverò tutto qui intorno, farò delle scalinate un po' più sistemate, però per il momento è solo per farvi vedere. Comunque, ora basta mettere solo i cactus sopra e per farla diventare automatica basta semplicemente metterci dei blocchi sopra che ora vi mostro. Forse non ce la faccio per due cactus. Forse. Infatti, cioè, la fortuna è proprio dalla mia parte. Vabbè, basta che ci mettete dei blocchi sopra qui. Un attimo, se ora metto. Ok, ragazzi, allora ho deciso di metterci le fence piuttosto che metterci i blocchettini di legno, blocchi di legno, assi di legno, perché con le fence, ragazzi, non va perso niente. Cioè, non va perso niente, in che senso? Nel senso che non va perso nessun blocco di cactus, quindi la farm sarà molto ma molto più efficiente. Infatti, come vedete, sto mettendo le fence, che è la stessa cosa del blocco, cioè il blocco di il cactus si updata lo stesso, quindi penso che anche la fence andrebbe bene. Ora vi faccio vedere se comunque posso, cioè il gioco me lo fa fare. Allora, questo qua qui, questo qui si updata, quindi raga, perfetto. Ok, finisco tutto e ci sentiamo più tardi. Comunque, ragazzi, ho finito di mettere le torce e si è sentito un bordello che si sono updati 7 cactus tutti di tutta una frazione di secondo. Si è sentito un bordello. Comunque, ragazzi, la farm è micidiale. Sta farm è proprio micidiale. Ora vado a cuocere questi altri pezzettini di cactus per mettere altro vetro, che mi manca giusto un altro paio di stack, credo, di vetro. E niente, ragazzi, faccio di tutto a progetto finito. Allora, ragazzi, andiamo a mettere l'ultimo pezzettino, gli ultimi pezzettini di vetro e finalmente la farm sarà completa.
sopra non manca niente. Finisce. Ok ragazzuoli, finalmente la farm è completa, poi dopo qui nel prossimo video finiremo. Intanto la farm sta continuando a farmare. Comunque ragazzuoli, per questo episodio è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bellissimo pollicione in su e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, e di condividere il video con i vostri amici e sui social se potete e se volete. Ragazzi, un saluto da Dark Gold, bella a tutti.